importante opera di bonifica e soprattutto di messa in sicurezza. Assolutamente sì, oggi sono iniziati i lavori, non abbiamo trovato nessun occupante che nei giorni precedenti, negli anni precedenti, diciamo fino a febbraio, l'ultimo censimento, le avevamo tutti censiti, quindi sapevamo chi c'era all'interno di questi siti. C'erano 12 persone, stamattina non abbiamo trovato nessuno, si sono tutti quindi allontanati spontaneamente e poi è iniziata la grande opera che, come ha detto il Presidente, proseguirà per diverse settimane di bonifiche, di pulizia dell'area. È importante per la sicurezza, lei mi ha chiesto, certo. Pensiamo all'ultimo incendio che si è sviluppato a fine luglio all'interno del Parco Montemario, che ha visto questo splendido parco distrutto in parte, con grande poi lavoro per tutti quanti i mezzi di soccorso, vigili del fuoco, protezione civile, tutte le forze che ha messo in campo ed anche un allarme per la popolazione residente. Si è svolto tutto nel massimo ordine, evidentemente gli SCOM che era qui è stato avvisato, si è svolto tutto senza problemi e soprattutto c'è la possibilità che questo sia l'inizio di una nuova città più sostenibile anche dal punto di vista della sicurezza, appunto, perché come sappiamo, come ha detto lei prima, gli incendi a volte sono legati anche alla presenza di questi abusivi. Sì, così è stato anche accertato, sembrerebbe accertato, anche se devono ultimare i vigili del fuoco, aspettiamo anche la relazione conclusiva sia dell'incendio di Montemario che di Ponte Mammolo, anche quello è stato un incendio di grosse dimensioni. Speriamo in una città, sì, naturalmente tutti noi lavoriamo per questo, per la sicurezza della nostra città. Seguirete anche il proseguo dei lavori, nonostante le famiglie siano state sgomberate, oppure poi passerete la palla all'ama? No, noi saremo sempre presenti durante tutto il periodo che l'ama lavorerà. Noi ci saremo sempre.